Al giorno d'oggi tutti conosciamo almeno superficialmente i pericoli delle radiazioni e nonostante vengano sfruttate abitualmente soprattutto per motivi medici, l'idea di diffondere al grande pubblico prodotti che emettano radiazioni è considerata follia. Ma all'inizio del secolo non era così. Il radio è un elemento chimico altamente radioattivo. Fu scoperto nel 1898 dai chimici Marie e Pierre Curie. E ciò gli valse il premio Nobel, portando Marie ad essere la prima donna a riceverne uno. Già da allora, loro stessi e molti altri scienziati cominciarono a studiarlo e in particolare a studiare le radiazioni che emette. Purtroppo, ben prima che questi studi provassero l'immensa pericolosità di questo elemento, molte industrie cominciarono a trattarlo come fosse una nuova prodigiosa invenzione. Durante gli anni 10 e 20, un'infinita quantità di prodotti usavano il radio per pubblicizzarsi. Le radiazioni venivano vendute come una miracolosa medicina in grado di ringiovanire e guarire tutti i mali. Tracce di radio venivano messe nei cosmetici con la promessa di avere un viso più, e non sto scherzando, radioso. Si vedevano anche in pacchi radioattivi da mettere a letto per curare il mal di schiena. Oltre a questi, la parola radio fu usata ovunque, un po' come oggi viene usata la parola oro o platino per dare un senso di prestigio ai prodotti. Esistevano lamette da barba, sigarette, fiammiferi, luci da scarpe, mazzi di carte e un'infinità di altri prodotti. Persino una marca di burro cominciò a vendere il Radium Brand Creamy Butter. Furono fatte anche canzoni per celebrare la sostanza, come questa interessante Radium Dance, che potete ascoltare seguendo il link in descrizione. Fortunatamente il radio è una sostanza difficile e costosa da isolare e quindi tutti questi prodotti ne contenevano al massimo delle tracce o non ne contenevano affatto. Nonostante questo però, la follia per il radio fece comunque dei danni. Il Raditor era un energy drink che conteneva effettivamente del radio e veniva venduto come tonico e rigenerante contro molte malattie. Il suo più famoso estimatore, Eben Byers, cominciò a berlo per velocizzare la guarigione di un braccio rotto e successivamente ne continuò l'uso. Sfortunatamente per lui, il radio ingerito viene trattato dall'organismo come se fosse calcio e si deposita quindi nelle ossa. L'uomo morì nel 1932 per un cancro al midollo osseo e dopo aver perso quasi completamente la mandibola. Al momento della morte, gli effetti delle radiazioni erano ormai noti e fu sepolto quindi in una bara di piombo. Fu poi riesumato nel 1965 da un ricercatore dell'MIT per studiarne il corpo e le misurazioni confermarono che il suo corpo era ancora estremamente radioattivo. Fortunatamente, la bevanda era molto costosa. Un litro costerebbe quasi 500 euro attuali e quindi ebbe una diffusione molto limitata. Il caso più eclatante però è un altro ed è quello che portò l'opinione pubblica a capire che le radiazioni non sono qualcosa con cui scherzare ed è il caso delle Radium Girls. Attorno al 1917 la US Radium Corporation produceva orologi per l'esercito degli Stati Uniti. Per renderne visibile il quadrante al buio dipingeva numeri e lancette con una vernice a base di radio e sali di zinco chiamata Undark. Coloro che dipingevano quadranti e lancette erano quasi tutte giovani donne. Nonostante i chimici che lavoravano nell'azienda prendessero tutte le precauzioni contro le radiazioni, la dirigenza rassicurò le donne dell'assoluta sicurezza di questa vernice luminescente. Ed anzi, vennero invitate ad inumidire il pennello con la bocca per avere la punta più fina e creare dettagli migliori. Queste ragazze, quasi tutte appena più che maggiorenni, si divertivano anche ad utilizzare la vernice come smalto ed alcune la usavano addirittura per decorarsi i denti. Ovviamente nel giro di pochi anni gli effetti si fecero notare. Quasi tutte soffrirono di diversi mali come anemia, perdita dei denti e indebolimento delle ossa. Cinque di queste decisero di fare causa all'azienda, ma incontrarono enormi difficoltà. Ci misero ben 2 anni a trovare un avvocato disposto a seguirle, perché nessuno voleva mettersi contro un colosso dell'industria militare. Durante il processo ci furono medici pagati per dichiarare che i loro mali erano sintomi della sifilide, in modo da screditare il loro nome. Inoltre le ragazze erano ormai così malate da essere quasi impossibilitate ad apparire in aula. Nonostante le avversità però, i media diedero molta attenzione al caso e l'opinione pubblica si schierò in massa dalla parte delle ormai soprannominate Radium Girls, portando nel 1928 la US Radium ad un patteggiamento che prevedeva un pagamento di $10.000 a ragazza e al pagamento di tutte le spese mediche, oltre ad una pensione a vita di $600 l'anno. Tutte le ragazze, purtroppo, morirono nel giro di pochi anni, ma la loro storia però non fu senza conseguenze. Negli anni seguenti l'utilizzo del radio fu drasticamente limitato ai soli campi dove era strettamente necessario
e vennero garantite tutte le necessarie protezioni a chi ancora doveva maneggiarlo. Sotto questo aspetto, l'impatto del caso fu enorme. Si stabilirono i precedenti giuridici e diritti che oggi diamo per scontati, come il diritto per il lavoratore di pretendere le necessarie misure di sicurezza sul posto di lavoro, o il diritto, sempre per il lavoratore, di citare in giudizio l'azienda in caso di malattie derivanti dal lavoro stesso e dalle condizioni delle fabbriche. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.